Oggi ci troviamo a Rivoli, sulle colline che si aprono sulla città di Torino. Siamo qui nel periodo invernale per supervisionare le fasi di realizzazione di un giardino che abbiamo progettato. L'inverno è un periodo che non si lega alla realizzazione dei giardini, ma come sappiamo le fasi della creazione di un giardino sono molteplici e si sviluppano su un arco di tempo piuttosto lungo. Le prime di queste fasi, in particolare, riguardano la modellazione del terreno, la definizione dei camminamenti sia carrabili che pedonali e la predisposizione degli impianti. Queste lavorazioni vengono effettuate preferibilmente nel periodo invernale. Questo permette infatti al terreno di assestarsi durante i periodi più piovosi dell'inverno, in maniera tale che poi, quando il giardino verrà ultimato con la definizione dei livelli definitivi, il terreno sarà già assestato e non andrà a deformarsi ulteriormente in seguito. Il progetto definisce chiaramente l'impiantistica e quindi le aree in cui le tubazioni devono passare e fuoriuscire. È però importante che il progettista del verde supervisioni il cantiere e si rechi a seguire la realizzazione dei lavori in alcune fasi cruciali. In primavera poi torneremo sul luogo del cantiere, del giardino, per la fase cruciale, ovvero per la messa a dimora degli elementi vegetali, in un periodo più consono al loro sviluppo. Per la bella stagione quindi il nostro giardino sarà completato.